Grave incidente nel primo pomeriggio a Ternova Piccola, nel comune di Duino Urisina. Alle 13.30 sulla strada provinciale 6 una donna di 53 anni si è schiantata contro il muretto a lato carreggiata. La macchina è rimasta letteralmente distrutta e la donna ha riportato seri traumi alle gambe e all'addome. La 53enne è rimasta intrappolata nel veicolo e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarla a fatica dalle lamiere dell'auto. Gli operatori del 118 sono intervenuti immobilizzando la donna in barella e intubandola sul posto. La 53enne si trova ricoverata a Cattinara sul luogo dell'incidente, è giunta anche la Polizia di Stato. Vigili del fuoco impegnati questa mattina a spegnere un incendio in via Herrera sotto l'intercapedine dello svincolo della grande viabilità triestina. È successo intorno alle 7.30. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Comando Provinciale di Trieste per spegnere le fiamme. Un rogo che con tutta probabilità si è generato dopo che uno o più senza tetto hanno perso il controllo del focolare acceso per riscaldarsi. A prendere fuoco sono stati dei materassi e immondizie varie. Sul posto, oltre che i pompieri, sono giunti i carabinieri e il personale ANAS. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno rimesso in sicurezza l'area. Pompieri, questa volta di Muggia, impegnati ieri sera alle 23 a soccorrere il conducente e la passeggera di un taxi in via Curiel a Borgo San Sergio. Per dinamiche in corso di accertamento, il taxi si è ribaltato finendo contro delle auto in sosta a lato strada. Feriti leggermente i due occupanti del veicolo, i vigili del fuoco per liberare la passeggera hanno dovuto tagliare il tetto della Toyota Yaris. Sia la donna che il conducente del taxi sono stati portati all'ospedale per accertamenti.